è un piacere per me essere qui. Ringrazio naturalmente la biblioteca che ci ospita, naturalmente anche la direzione centrale delle biblioteche che di concerto con i musei scientifici, in occasione, come sapete, di questa iniziativa Eureka che esordisce su Roma per la prima volta, porta la scienza con frequenza su un lasso di tempo ampio, ecco, in luoghi diversi su tutto il territorio cittadino. Noi del Planetario di Roma, che probabilmente qualcuno di voi conosce, qualcuno forse no, abbiamo sempre cercato di diffondere la cultura del cielo sulla città. L'abbiamo fatto da che il planetario esiste, e prima di noi è stato fatto a lungo. Il Planetario di Roma come istituzione esiste dal 1928, quest'anno sono 90 anni che esiste l'istituzione Planetario di Roma, inaugurato nell'ottobre del 28 presso la sala ottagona di Piazza Isetra. Lì ancora si legge, scolpita nella immortalità del marmo, la scritta Planetario. Molti romani per quello credono che ancora oggi ci sia un planetario, non c'è più dalla metà degli anni 80 sostanzialmente. Primo planetario al mondo fuori dal territorio tedesco, pensate. Ecco, questo alle volte uno dimentica anche dei piccoli record della città. Dal 2004 il planetario ha riaperto, ovviamente con connotati completamente diversi, presso il Museo della Civiltà Romana all'Eur, che nel 2014, per ragioni legate alla necessità di riqualificare il sito, è stato chiuso e di conseguenza è chiuso anche il planetario. Questo lo dico anche perché è l'occasione anche per raccontare cos'è il planetario, al di là del tema che dire, ci ha portati qui. Tutto questo per dire che in 10 anni abbondanti il Planetario di Roma ha cercato di condividere l'argomento del cielo con la città, facendolo in molti modi. Forse il più scontato, non dico il meno interessante, dico il più scontato, non sono sinonime le due cose, è quello di invitare i cittadini a venirci a trovare sotto la nostra cupola, che attualmente fino a fine anno si trova presso l'ex dogana in via dello Scalo San Lorenzo 10. Ma più volte, a mio parere, anche tentando vuol dire, di aprire un canale più interessante, anche cercando di legare il cielo a qualcos'altro. Non è presunzione, credo, ma una constatazione, vuol dire ricordare alcuni eventi che Roma Planetario ha fatto nel corso di questo periodo e che includono come prolungamento essenziale questa serie di incontri, i sette cieli, che appunto hanno, come dire, dato un contributo importante, oppure per meglio dire, sette cieli che, come dire, circoscrivono dall'alto fatti, accadimenti rilevanti anche per la storia, per la cultura dell'uomo. Ecco, molte volte noi abbiamo sempre cercato di legare il cielo a qualcos'altro, proprio perché il cielo appare, almeno a mio modesto parere, condiviso anche dai miei colleghi, come molte volte un pretesto, un filo rosso che lega contesti che attraverso il pretesto del cielo possono parlarsi e magari valorizzarsi a vicenda. Questo accade infinite volte, accade nel mondo dell'arte, in senso lato, nella pittura, nella scultura, nella musica, accade nella letteratura e accade ovviamente anche, più scontato, nel contesto più prettamente scientifico e tecnologico. Mentre parliamo, tutti voi saprete che c'è in lento decadimento orbitale la stazione spaziale cinese, Tiangong 1, che questo nome altisonante, il tempio del cielo, i cinesi non muovono niente se non devono invocare, probabilmente è nella loro cultura, degno di massimo rispetto. E ovviamente questo è un momento in cui, al di là di un timore assolutamente ingiustificato che tutti possono avere, è un'occasione eccezionale perché il tema dello spazio, il tema del cielo, comunque attraverso un fatto che definisco di cronaca, non nero, un fatto di cronaca intesa come report scandito dai giornali, è a mio parere comunque un fatto importante perché si parla di cielo, come si è parlato di cielo e spazio quando il buon Elon Musk ha lanciato la sua automobile nello spazio, questo agli inizi di febbraio. Non entro nel merito delle divalutazioni, diciamo, più culturali, che a mio parere sono comunque interessanti, ma già basti il fatto che parlare di spazio a tutto tondo, da nord a sud, da est a ovest, per me è una conquista che, se fosse per me, lo rifarei domani, tutto questo, al di là, è un fatto personale. E oggi ci troviamo qui all'interno di questa collaborazione importante. Poc'anzi l'amico Stefano ha ricordato appunto questa collaborazione tra biblioteche di Roma Capitale e i musei scientifici, nella fattispecie parte di quest'ultimo, il Planetario, che all'interno di questa programmazione Eureka, ecco, vogliono, come dire, contribuire con alcuni argomenti, a nostro parere, plausibili in questo, diciamo, questo schema che ho poc'anzi ricordato,
che magari possano, ecco, anche in voi sollecitare, come dire, il desiderio di approfondire, di curiosare, di scavare e tra le stelle e tra le cose che vengono tirate in ballo all'interno di questo nostro percorso. L'appuntamento di oggi, mi scuso per questa digressione, ma intendevo quantomeno, ecco, anche un po' portarvi un pezzetto della nostra storia. Il percorso di oggi, l'appuntamento di oggi, come dire, gode di uno sponsor immortale, a quanto pare, perché scomodiamo sin dal titolo niente meno che l'eminenza assoluta di Galileo Galilei. Tutte le volte, oggi ho deciso di dare un taglio molto informale a questo incontro, tutte le volte che personalmente nomino Galileo e magari mi accingo a raccontare qualcosa di Galileo, sono perseguitato dall'idea di ridurre quest'uomo. Perché comunque l'approssimazione, che tante volte è necessaria quando si tratta di un tema vasto, trattandosi di Galileo certe volte rischia di fargli un torto, perché noi non potremmo veramente circoscrivere la grandezza di un personaggio che ha rivoluzionato, ancor prima che nei contenuti, nei metodi, il sapere scientifico. Galileo è uno che mentre bambino a Pisa si reca nel Duomo con la mamma, piuttosto forse che ascoltare l'omilia del preposto, osserva un oggetto, il lampadario, che oscilla e ne trae la legge fondamentale in fisica dell'isocronismo del pendolo. Ma non sto dicendo netto che è la verità. Oppure si arrampica in tutta fretta sulla Torre di Pisa per sperimentare il modo in cui i gravi oggetti di vario peso cadono a terra per verificare se la tempistica, la dinamica di caduta è identica a prescindere dal peso o no. È uno che, come dire, soffre anche le conseguenze di tutto il suo percorso culturale. Non è un mistero il fatto che Galileo si sia trovato ovviamente a subire delle conseguenze personali straordinarie, profonde, dolorosissime anche, conseguenza delle sue vedute scientifiche, perché poi Galileo, anche se questo è un capitolo estremamente complesso e lo umilierei con la mia scarsa confidenza con quegli argomenti, come dire, ha sempre, come dire, affermato quello che diceva alla luce della ragione, dei fatti, della prova scientifica, il metodo sperimentale è riconosciuto, oserei dire quasi in maniera molto superficiale, come invenzione galileiana. Tutto questo per dire che Galileo è stato un uomo figlio del suo tempo. Noi ci troviamo ovviamente a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. L'attività astronomica diventa dominante nella vita di Galileo, soprattutto nel primo scorcio, proprio nei primi lustri, diciamo del 1600, fatidica è la notte del 7 gennaio 1610, dove accadono una serie di cose nella vicenda scientifica di Galileo che saranno di portata rivoluzionaria anche per la cultura generale. E dunque io mi concentrerò su questo, fermo restando che l'argomento è vasto. Parlare di Galileo è come parlare della Divina Commedia, cioè dietro un grappolo di versi c'è tutto un significato straordinario. Mi concentrerò però sugli aspetti, dicevo, prettamente astronomici, anche perché Galileo, se lo si chiede al passante, è citato come l'inventore del telescopio, strumento principe oggi nelle mani degli astronomi, quando questo non è assolutamente vero. E anche la nascita del telescopio di per sé, come questo strumento appare a fianco degli studiosi, potrebbe essere il tema a cui dedicare una serie, come dire, di incontri, un vero e proprio viaggio. Ma una cosa è acclarata: Galileo non è affatto l'inventore del telescopio. Potremmo dire che Galileo, più che altro, è qualcuno che, sentito dire dell'esistenza di uno strumento con certe capacità, pensa bene di servirsene all'interno però di quella visione dell'approccio scientifico, del metodo sperimentale che lui aveva forgiato. Prima di Galileo il telescopio non era altro che uno strumento che avvicinava, brutalmente parlando, e che permetteva di valutare magari le forze e i numeri dell'esercito nemico. Galileo usa quelle stesse caratteristiche non per contare gli alberi delle navi avversarie e da lì stabilire quanti soldati fossero nascosti dentro quelle navi, ma più che altro per scavalcare i limiti fisiologici dei sensi, l'occhio in primo luogo. Se davvero il telescopio è in grado di rivelare dettagli che esistono intanto, perché se si inventa, se sono frutto di aberrazioni, meglio di no, ma se io riesco a vedere dettagli dell'oggetto che sto studiando,
come se mi trovassi più vicino, quindi questo mi consente di eliminare un limite che altrimenti non avrei modo di maneggiare, eccetera, eccetera, io questo lo posso mettere al servizio del mio percorso, del mio itinerario scientifico. Galilei sente dire che in Olanda era apparso uno di questi oggetti capaci di avvicinare di 2 o 3 volte, è come se guardandoci attraverso l'oggetto osservato lo si vedesse, come se, che se in realtà, cioè io ero a 10 metri, è come se in realtà mi fossi trovato a 5 metri, a 4 metri. Questo significa di 2 volte, no? Lo dico anche con un gergo forse un po' più spartano, ma come diceva Einstein, alle volte l'eleganza va sacrificata nel nome della chiarezza. E quindi sono qui a onorare il precetto di un altro nome illustre della scienza. Lui sente dire di questo e gli giunge voce attraverso le sue conoscenze. Galileo è figlio del suo tempo, è uno che comunque ha, come dire, inserito in un contesto sociale anche importante. Sente dire che qualcuno vuole presentare al Doge di Venezia esattamente uno strumento con quelle caratteristiche. Le ricadute politiche e militari di un simile strumento credo che siano banali da intuire, così come anche il prestigio che deriva a chi ha fatto dono e o presentato questo strumento. E quando Galileo apprende che appunto c'è un tentativo di dare questa conoscenza al Doge di Venezia, si adopera, decide che lui deve essere lui a farlo, sfrutta le sue conoscenze per far ritardare il più possibile l'organizzazione di un appuntamento tra le alte sfere veneziane e chi voleva fare queste proposte. Nel frattempo si chiude, si rinserra, per usare proprio un termine quasi galileiano, all'interno del suo laboratorio e alla fine ricrea localmente questo miracolo. Sfoggia un oggetto, lavorando opportunamente degli oggetti in vetro, modellandone opportunamente le superfici. Non credo che il telescopio galileiano sia figlio di un singolo tentativo, è certamente, come tutte le cose che nascono dal nulla, frutto di un processo iterativo che si arriva pian piano ad una perfezione accettabile, quantomeno a una condizione sfruttabile. E alla fine lui mette a punto questo strumento. E evidentemente in questo modo diventa indipendente, diventa capace anche lui di rivenderlo alla bisogna, anche politicamente parlando. Questo per dire che Galileo non va immaginato come qualcuno che viveva in una sorta di eremo dedito soltanto alle questioni di scienza, distaccato dal mondo. Era uno che evidentemente sapeva anche basare a se stesso, almeno entro certi limiti. Ma non voglio appunto banalizzare la biografia profonda del grande scienziato pisano. Quello che voglio però a questo punto pian piano far emergere è che Galileo sostanzialmente è quasi il primo, uno dei primi, dovremmo dire per essere corretti, ad adoperare il telescopio, nome che gli verrà dato qui a Roma nel 1612, quando finalmente in grado di presentarlo al contesto romano, lo strumento, per Spicillum, come appare descritto nel Siderius Nuncius usato alle stampe nel marzo del 1610 in Venezia. Qui invece gli viene dato un altro nome, quando dal villino Malvasia, che si trovava all'interno dell'attuale Accademia Americana al Gianicolo, ammirando e leggendo dall'assù le scritte sul frontone in San Giovanni, i presenti si convincono che dopo tutto questo strumento non era malvagio. E il nome telescopium fu gridato quasi con entusiasmo, quasi a rivendicare anche una nobiltà del termine, no? Perché per Spicillum forse oggi diremmo che mediaticamente sarebbe stato meno efficace di telescopio. Tutto questo per dire che la parola, il termine telescopio, nella ovvia etimologia che potete ricostruire, è una parola figlia di questa città, 1612. E tra l'altro il planetario, come ricorderai Gian Giacomo, il mio collega del planetario, per l'occasione ricostruì una serie di vicende proprio nel sito originale, nei paraggi di ciò che resta del villino di allora. Naturalmente, e qui mi permetto una piccola divagazione personale, io non riesco a immaginare un personaggio del calibro di Galileo, con tutto il valore aggiunto della sua visione del mondo, che si ritrova tra le mani un oggetto che, come una chiave, gli permette di aprire una porta che mai nessuno, o quasi nessuno, aveva fatto prima. Ma vi immaginate cosa vuol dire mettere gli occhi attraverso il telescopio
all'interno di una cosa vasta quanto il cielo, abbiate pazienza se poco, e da lì cominciare a ricevere, a recepire tutta una serie di spunti, tutta una serie di indizi che prima erano inaccessibili, non fosse altro perché il telescopio, in virtù di certe sue caratteristiche, permette di vedere ciò che l'occhio non fa vedere. Piccolo inciso, il telescopio di Galilei non era certo un gioiello di ottica, l'aveva costruito con le sue mani, e costruire e lavorare un oggetto di vetro, dandogli le curvature necessarie per non deformare la luce, richiede un lavoro che oggi noi possiamo fare attraverso le macchine a controllo numerico, cioè che sono in grado di smussare le asperità di una superficie con frazioni di milionesimo di metro e anche meno. Difficile che uno possa controllare una superficie lavorata a mano. Ecco, il telescopio galileiano, se ci si guardasse attraverso oggi, lascerebbe, a mio parere, ancora più esterrefatti dinanzi ai risultati ottenuti dall'illustre scienziato, proprio perché era comunque uno strumento, diremmo con termine tecnico, ricco di aberrazioni. Quindi occorreva essere particolarmente cauti e magari in qualche tratto, in qualche osservazione, in prima istanza si poteva anche essere confusi da quello che si vedeva e magari anche fraintendere quello che si vedeva. Da qui anche l'importanza del metodo. Io non mi stancherò mai abbastanza di sottolineare l'importanza del metodo, perché è il metodo che valorizza l'esperienza osservativa. Perché se io mi porgo al cospetto di un fenomeno fisico, sia esso più o meno nobile, raro, esclusivo, ma non sono in grado non tanto di guardare siamo tutti buoni, a parte che tra guardare e osservare di differenza ce n'è parecchia, ma tuttavia è poi l'approccio con cui ci si pone davanti al fenomeno. E su questo Galilei non aveva certo bisogno di maestri, egli stesso oggi è un maestro. Quindi in tal senso lui si trova tra le mani uno strumento che mai era stato usato in modo sistematico, questo lo possiamo affermare, se non tentativi più o meno sporadici e forse più o meno inconsapevoli. Lui no, lui comincia a usarlo in modo sistematico, ovviamente all'interno del suo metodo di lavoro, il suo metodo scientifico sperimentale, e con quello letteralmente spalanca nuove vie alla visione, nuove visioni alla, oserei dire, al genere umano, perché prima di lui nessuno mai aveva visto, è il caso di dirlo letteralmente, così lontano. Ora io credo che tutti voi abbiate alzato lo sguardo al cielo qualche volta. Quando si osserva, si guarda il cielo, soprattutto immagino in tempi come quelli galileiani, ormai più di 4 secoli, il cielo non era contaminato dalle luci, il cielo si vedeva come. Uno quando guarda in cielo che cosa vede? Vede le stelle, vede il sole, vede la luna. E poi ci sono degli astri erranti che tu non li vedi a una singola occhiata. Cioè tu li vedi, ma ti sembrano stelle, ma se li guardi a distanza di tempo, questi astri si muovono nel cielo, tra le stelle, più o meno rapidamente, e per questo i greci, che quello vedevano, altro no, codificando il loro atteggiamento bizzarro, errante, li chiamarono planetes, pianeti, astri erranti, sì che è semplicito. Quindi Galileo sostanzialmente, come noi, aveva dinanzi queste varie tipologie di corpi celesti, senza nulla sapere se non delle mere speculazioni, spesso completamente sballate, circa la loro reale natura. Quindi lui, che con il telescopio poteva recepire un po' meglio, diciamo meglio, quello che questi oggetti rappresentavano, poteva, entro certi limiti, anche ingegnarsi nel decifrare tutto questo. Ma non è banale, perché anche se lui avesse avuto un telescopio Zeiss ultimo grido, immaginate uno strumento perfetto nelle mani di uno che non ha idea di cosa sia quello che ha davanti. Quindi costruire tutta una logica di interpretazione di un panorama lunare, di 4 astri che orbitano attorno a un altro, i fratelli galileiani, Medicei, attorno a Giove, cioè riuscire comunque a dare un senso logico a questo, non è solo questione di linguaggio, è questione di essere, di non avere riferimenti. Tu entri in una terra di nessuno, non ci sono paletti, riferimenti o boe che qualcuno ha messo prima di te. Quindi questo lo dico perché, a mio parere, questa riflessione va sempre fatta quando si parla di pionieri come Galileo è stato. Cioè tu, è vero, si fa presto a dire entro nella sala delle leccorni, delle cioccolate e mangio e mi strafogo. No, tu là dentro non avevi riferimento, non sapevi neanche che cosa ci fosse dentro quella scatola. Pian piano riuscire a mettere ordine è il vero compito dello scienziato, grazie ad un metodo scientifico. Detto questo, Galilei realizza questo strumento
E tra l'altro esiste anche una descrizione del perspicillum, come è passato alle stampe attraverso il Sidereus Nuncius, dove nell'introduzione di questo, di questo annuncio stellare, Galileo premette, davvero scienziato sperimentale, premette una descrizione degli strumenti, degli utensili che gli hanno permesso di ottenere ciò che si appresta a raccontare. Esordisce in pompa magna nel Sidereus Nuncius, ovviamente ringraziandosi, le divinità, ma i potenti di turno, a loro modo divinità, e soprattutto già annuncia in modo roboante i contenuti, come se si facesse un abstract, come si usa oggi nella letteratura scientifica. Ma quando Galileo, nel 12 marzo del 1610, proprio scrive la data, chiusura proprio del manoscritto, prima di darle alle stampe, quello che riporta in quel libro era principalmente la questione dei satelliti di Giove, ma non era certo quello il primo contesto astronomico su cui si era prodigato. L'astro più banale, più scontato, che può venire in mente di osservare con un telescopio, forse non è neanche il più evidente, ovvero il Sole, che peraltro, se osservato superficialmente, procura dei danni irreversibili, se non totali, alla vista. E forse Galileo, chissà se qualche contaminazione in tal senso, ma certamente è la Luna. Ecco, la Luna che è una presenza signorile nella gerarchia dei corpi celesti, tanto che i riferimenti culturali alla Luna sono infiniti, innumerevoli, forse anche più sottili e variegati di noi che non riferimenti al Sole. Perché? Perché il Sole lo vedi là, anzi non lo puoi quasi vedere, se non quando c'è una fitta foschia all'orizzonte o magari una coltre di nebbia. La Luna invece ha delle caratteristiche sensazionali, la vedi cangiante di fase, notte dopo notte, cosa che il Sole non fa, e si sposta tra le stelle. Certe volte la vedi piena, certe volte non la vedi per niente. Insomma, questo per dire che già nell'immaginario culturale tout court la Luna è sempre stata un oggetto di grande appiglio. Figuriamoci per uno che tra le mani si ritrova uno strumento che consente sostanzialmente di avvicinarsi all'oggetto osservato, con tutti i benefici che ne derivano. E Galileo, di fatto, da che ne sappiamo, è sulla Luna che inaugura il suo telescopio. Telescopio che lui mette a punto sostanzialmente tra la primavera e l'estate del 1609 e che si presenta, pronto all'utilizzo, così dire, mentre noi non sappiamo quali prove abbia fatto Galilei, però riferendoci alla letteratura che sopravvive, sappiamo che Galilei nell'autunno del 1609 osserva la Luna. E guardate che la Luna, anche da un punto di vista scientifico, prettamente di osservazione, è importante perché è l'unico corpo celeste del quale ci è dato di vedere a occhio nudo dei dettagli sempre. Quando voi guardate la Luna, cosa vedete sulla Luna? Quelle macchie scure, che volgarmente sono chiamati mari lunari, che sono protagonisti di innumerevoli leggende, ok? Mentre se voi guardate il Sole, è rarissimo, ci sono osservazioni storiche per carità, di osservazioni di macchie a occhio nudo di generose dimensioni, ma sono un'inezia. Se qui dentro nessuno di voi ha visto mai una macchia a occhio nudo, mi ci giocherei quello che volete, tranne te, te non mi vedo. Mentre i mari lunari li abbiamo visti tutti. Questo per dire che la Luna già parte con un'affascinazione, già un approccio più affascinante al principio. Quindi io oso immaginare anche Galileo con quale spirito si sia accostato all'oculare del suo telescopio per vedere meglio un oggetto che già rivelava una struttura a occhio nudo, sulla cui natura ovviamente tutto si diceva, soprattutto in scuola aristotelica, dove predicando la incorruttibilità del mondo, superiore, il corrotto era solamente il mondo sublunare, ci si adoperava anche per giustificare, qualcuno addirittura arrivò a dire che le irregolarità che Galilei vedrà con il suo telescopio sulla superficie lunare non erano delle sporgenze, delle asperità fisiche, ma fossero delle diverse densità della materia lunare che quindi reagisse in modo diverso con la luce del Sole. Cioè tutto questo pur di non rinunciare all'idea di perfezione di un oggetto che comunque è staccato
Anzi, qualcuno arrivava a dire in fondo la Luna è a metà strada, tra qui e lì forse si sarà un po' corrotta anche lei, ecco. Perché alla fine pur di, come dire, mantenere certe visioni non si arrivava mai alla fine a gettarle via e a riscrivere come Galilei ed altri invece si adoperarono a fare. Dunque noi ci troviamo con Galilei nell'autunno del 1609 pronto a compiere queste prime osservazioni. Tuttavia Galilei non è il primo a fare un'osservazione telescopica della Luna. Ben prima, settimane, forse anche 1 o 2 mesi prima, Thomas Herriot dall'Inghilterra punta il suo telescopio. Torno a dirlo, il telescopio non era un brevetto segnatamente made in Italy da parte di Galilei. E questo inglese ha in effetti lasciato anche dei disegni, degli schizzi delle caratteristiche lunari osservate al telescopio. Anche se personalmente, poi anzi ve ne faccio vedere subito una. Eccola. Questo è un disegno pubblicato ben dopo, tuttavia, questo fu forse il motivo per cui l'opera di Herriot non venne nella cronologia iniziale considerata, come dire, precedente a Galilei. Ma io lo dico un po' da astronomo, ma anche da uno che disegna malissimo, sembra che l'ho fatto io. Ora non voglio ridurre a questo la grandezza di una traccia scientifica come questa è, però si fatica veramente, lo capirete a breve, a valutare, a parte l'importanza cronologica di questo, ma a paragonarlo da un punto di vista di rivoluzione concettuale rispetto al contributo galileano di poche settimane dopo. Questo, come stavo per dire, è lo stato dell'arte dell'osservazione al telescopio della Luna prima dell'avvento di Galilei, ma erano proprio i primordi, quindi che stato dell'arte poteva mai essere. Voglio però anche farvi vedere il trampolino, lo strumento con cui, uno degli strumenti con cui l'illustre italiano riuscì a scrivere alcune delle più importanti pagine della scienza moderna. Questi sono alcuni dei tubi ottici dei telescopi di Galileo, come sono conservati appunto nel Museo di Firenze. Ci sono molti oggetti simpatici riguardano Galileo. Noi astronomi siamo particolarmente attratti, ovviamente, da tutto l'apparato favorevole all'osservazione del cielo. Prima di Galileo, gli strumenti che avevano gli astronomi, che non è che lavorassero a mani nude, erano di tutt'altro tipo, erano dei sestanti, dei giganteschi regoli, delle sfere armillari, dispositivi per lo più meccanici, dove applicando l'ingegno e le conoscenze di geometria e trigonometria si potevano fare delle valutazioni anche raffinate. Prima di Galileo, il grande astronomo Tycho Brahe, con l'assoluta mancanza di qualunque supporto telescopico, usando solo questi quadranti, queste mire tradizionali, riuscì a calcolare, a misurare talmente bene le posizioni di Marte in cielo, che Keplero ne dedusse la ellitticità dell'orbita. Questo per dire che non occorreva, cioè che prima del telescopio sono state fatte cose straordinarie, immense, anche perché ci sono, come dire, decine di secoli prima dell'arrivo di Galilei. Non è che per decine di secoli l'uomo non si sia chiesto e alle volte anche risposto su quale fosse la reale natura dell'universo in cui noi siamo immersi. Però questo per dirvi, questo è fisicamente l'oggetto che Galilei maneggiava. E noi sappiamo che nell'autunno del 1609 Galileo osserva la Luna. C'è però un aspetto che è quello che voglio sovrapporre ora a questo discorso. Galilei ha osservato la Luna, finora sono stato generico, nell'autunno del 1609. Per qualche motivo veramente profondo, gli astronomi sono sempre, sempre, come dire, perseguitati dall'idea di affiancare alla loro osservazione dei numeri, la data, il luogo e l'ora. Un'osservazione scientifica priva di queste tre cose volete anche gettare via. Perché se io trovo un segnale di un'onda gravitazionale,
ma non so quando è arrivata e da dove, o perlomeno non da dove, posso gioire che ho trovato una cosa, ma la mia possibilità scientifica è finita lì. Non posso tentare nessun approfondimento successivo. In altre parole, se io trovo una traccia, magari quasi addirittura in bilico tra scienza e arte, un disegno mirabile di, una, di un dettaglio della struttura della Luna, oltre ad ammirarlo io mi domando, ma che dettaglio della Luna è questo? Quale telescopio l'ha ottenuto? Chi l'ha fatto? Quando e da dove? Non è perché mi voglio fare gli affari degli altri, perché è realmente l'informazione necessaria. Oggi, ancora oggi, questo è fondamentale. Quando noi osserviamo fenomeni che spesso ormai sono talmente concentrati nel tempo che la loro brevità quasi neanche è percettibile dai riflessi umani, ci sono oggetti nell'universo, penso alle pulsar relativistiche, che compiono migliaia di rotazioni su se stesse in un solo secondo. Cioè, uno pensa che l'universo sia platonicamente lento, così invece ci sono delle dinamiche forsennate. Quindi la tempistica è importante, lo era anche allora. In altre parole, quando noi osserviamo un disegno, nella fattispecie, a breve, una rappresentazione di una caratteristica lunare da parte di Galileo, è giusto anche chiedersi quando Galileo ha osservato o meno quell'oggetto. E nel tentativo di stabilire un ordine cronologico tra i disegni lunari di Galileo e, ancor più, dire esattamente quando, che giorno, brutalmente, Galileo avesse compiuto quell'osservazione, è stato oggetto di studi molto articolati e, devo dire, spesso anche complessi e contraddittori, perché non è banale. Forse, anzi, datare un disegno lunare è più complesso di qualunque altro contesto astronomico, perché la Luna, che noi brutalmente la vediamo al primo quarto, luna piena, no? In realtà non si muove su un'orbita circolare attorno alla Terra, su un'orbita ellittica, è sottoposta a dei fenomeni più complessi che non la mera rotazione, il mero percorso orbitale. E questo fa sì che quando noi vediamo un quarto di Luna, ci appare un quarto, non significa che il bordo notte e giorno del terminatore stia passando sulla stessa caratteristica lunare dell'ultimo quarto precedente. Quindi non è banale. Se io non vedo bene i dettagli della superficie lunare, vedere un primo quarto non mi permette di fare una valutazione temporale accurata. Fase lunare ed età della Luna non aiutano molto nella datazione. Occorre vedere se ci sono delle caratteristiche riconoscibili, come queste si collocano rispetto a queste ombre. Perché l'ombra in sé, senza dettagli, è fuorviante. E ci è voluto un po' di tempo prima che un approccio, un apparato, diciamo così, diagnostico venisse messo a punto per indagare sui disegni lunari di Galileo. Tant'è vero che, come ho poc'anzi ricordato, precedenti lavori erano spesso in conflitto. Cosa succede? Galileo non ha lasciato nessun appunto temporale accanto a questi disegni. I disegni lunari di Galileo sono stati pubblicati, alcuni nel Sidereus Nuncius e altri nelle successive opere. Ma non c'è da nessuna parte scritto il giorno in cui sono stati fatti. No. Beh, qualcuno ha osato dire meglio così, almeno ci siamo divertiti noi un sacco a cercare di mettere ordine all'interno di questo lavoro. Del resto Galilei ha confuso parecchio le idee quando ha cominciato a lavorare soprattutto al Sidereus Nuncius. Perché? Perché quando noi andiamo a leggere quello che appare nel Sidereus Nuncius, e questo è stato scoperto confrontando le edizioni a stampa con i manoscritti, ci si accorge che Galileo, quando ha cominciato a scrivere, magari diceva: una settimana fa ho fatto questo, all'inizio però. Dopo due mesi continuava a dire due mesi fa, quindi lui usa una datazione relativa, due mesi fa, una settimana fa, ma non si riferisce allo stesso punto di partenza, perché la prima affermazione era una settimana fa relativa a quando stava scrivendo quel pezzo. Quando alla fine dell'opera dice due mesi fa,
e si riferisce al momento in cui lui stava facendo quell'ultimo pezzo. E vi assicuro che è stato scoperto questo, diciamo, è stato notato, diciamo, negli anni 70 questa discrepanza, può sembrarvi banale, ma prima di allora nessuno aveva fatto un confronto accurato tra il manoscritto e le opere a stampo. Quando Galilei scrive 12 marzo 1610, chiude il papiro e lo va a stampare, le cose che scrive intorno, le ultime note di ringraziamento, eccetera, sono contemporanee con quella data, ma il resto è stato scritto e rimasto là senza che Galileo lo correggesse. Ci sono dei punti dove questa datazione, oserei dire, relativa, può trarre in inganno se uno non ricorre alle fonti e non vede come quelle si riferiscono alle stesse osservazioni. E mettere ordine in tutto questo è stato l'aspetto forse più interessante e, se volete, anche col senno del poi sembra anche abbastanza banale, ma è facile dire che è banale una cosa dopo che te l'hanno messa nitida sotto il naso, no? Io dico sempre che sono portato a dire che una cosa è geniale tanto più quanto mi viene, quando una volta mi è stata spiegata mi sembra banale e mi fa dire come ho fatto a non vederla da solo. Ecco, più una cosa mi porta a dire questo, più io penso che sia geniale. Perché se uno mi dimostra una cosa complessissima, dico, ti credo che non l'ho vista prima, bravo. Perché tu mi fai vedere una cosa che appena me l'hai fatta vedere stava là sotto un sasso, dico, cioè quello per me è un mio personale metro un po' naif di genialità. Questo per dirvi che alla fine, mettendo ordine anche, come dire, nelle imprecisioni con cui Galileo scansionava internamente anche al Sidereus Nuncius e ai suoi appunti, come dire, queste date relative, è stato possibile, ovviamente anche poi verificando quale fosse l'aspetto della Luna nelle date che sembravano plausibili, perché è ovvio che se io faccio un conto e mettendo insieme tutte queste informazioni da bravo studioso del testo, dico ok, questo disegno l'ha fatto il 5 febbraio 1609, è un falcetto di luna, quel giorno apro un software e mi dice che c'era luna piena, qualcosa non va bene, no? Questo mi sembra abbastanza ovvio. Quindi la complessità di questi lavori e il loro fascino consiste nel mettere insieme la difficoltà spesso che deriva dall'interpretazione di una narrazione che, seppur proveniente da uno scienziato, rimane spesso anche un brogliaccio, anche con delle velleità quasi letterarie, no? E allo stesso tempo io devo però infilare tutto questo in una scacchiera proprio che non perdona, che è il cielo stellato. Il cielo stellato permetterebbe, a mio parere, di risolvere anche, come dire, i delitti irrisolti dell'umanità. Se ci fosse uno scorcio di cielo sulla scena del delitto, uno potrebbe alle volte incastrare il colpevole in men che non si dica. Capitato banalmente di sfatare anni fa dei falsi di fotografie cometarie solo perché quando io le vedevi notavi che la cometa, quella fotografia che veniva spacciata, ripresa in una certa data, era incompatibile brutalmente con la posizione a quella data della cometa. E le comete, gli uomini mentono, le comete no, le comete fanno altre cose, non mentire, non mentono. Tutto questo per dirvi che dunque, prima di accostare delle date, banali date, a delle rappresentazioni della superficie lunare, si è dovuto, come dire, sciogliere un groviglio complicato di vicende sottostanti, di, non dico di contraddizioni, più che altro di, posso dire, di comprensibilissime, non sviste, diciamo così, ma semplicemente l'accumulo di una serie di affermazioni che derivano da una narrazione stile diario, pur poi ovviamente innalzata al livello che il Sidereus Nuncius è. Però c'è dentro questo aspetto, e soltanto quando si è deciso di affrontare il confronto tra stampa e manoscritto, perché il manoscritto era aggiornato in un modo, le stampe in un altro, si è alla fine trovata, come dire, la sequenza logica di tutti i pezzi. Incredibile, ma alla fine questo è stato fatto, ed è stato possibile mettere in ordine le varie rappresentazioni galileiane, ovviamente andando poi a verificare come l'ombra, il terminatore, il termine tecnico è terminatore, cioè la linea che sembra dividere il giorno e la notte lunari, è il chiamato terminatore. Quando tu hai delle caratteristiche selenografiche della superficie lunare in prossimità del tuo terminatore, puoi ovviamente affinare molto meglio questo. Ammesso che quello che è stato riportato sia vero, cioè che ci sia
che il cratere piuttosto che il mare lunare che vedo rappresentato, quella macchia che vedo, il segno grafico che vedo, esprima una caratteristica lunare vera. Ora, Galileo su questo è stato abbastanza preciso. E studi compiuti soprattutto presso l'Università di Tucson, dove peraltro c'è una gigantesca collezione di fotografie lunari. In Arizona c'è una grande tradizione nello studio di Luna e pianeti, parlo ovviamente di studi del Novecento, non mi riferisco a, come dire, a periodi di competenza galileiana. E evidentemente non mi stupisce allora che sia stata quella scuola, se volete, a mettere le mani con più cognizione di causa all'interno di questa affascinante questione. Tutti i disegni che appaiono con una E sono stati pubblicati nel Siderius Nuncius ed erano delle incisioni. Perché c'è da dire anche questo, alcuni disegni di Galilei, da un punto di vista qualitativo, si sono deteriorati. Noi magari se possediamo, come dire, una rappresentazione non proprio buona, perché magari sono ristampe fatte magari con delle presse a legno, la cui precisione di incisione era diversa, la cui precisione di stampa era diversa magari da un lavoro di incisione fatto ad hoc. E questo si vede anche, ed è discusso da tutti i testi, da tutti i lavori che hanno indagato su questo tipo di problema, di vicenda, di affascinante quesito di storia della scienza. Ed è interessante perché Galileo, la prima volta, quindi a questo punto, mettendo insieme tutto questo, e tra l'altro un dato essenziale che occorre tirare in ballo quando si decide di datare una fotografia, altrimenti atemporale, un disegno della Luna, è conoscere, e questo lo si fa studiando ovviamente il problema con un certo dettaglio, entrando nel merito della dinamica che coinvolge la Terra, il Sole e la Luna, conoscere quale fosse l'altezza del Sole vista dalla Luna, vista da quei luoghi della Luna. Ed è, come dire, un dato raffinato che la collongitudine selenografica solare, se volete approfondire il termine, questo non è un termine complicato, è più complicato il nome che non il significato, diciamo, di quel numero, però è il dato numerico essenziale che serve poi tirare in ballo per andare veramente a mettere ordine qui dentro. E la cosa interessante è che i lavori che sembrano aver condotto, come dire, quantomeno aver portato, aver contribuito a chiarire la questione, siano interessante vedere come ci sono dei disegni che sono stati ottenuti la stessa sera. E Galileo ovviamente lascia delle descrizioni, semplicemente non dice il giorno, questo è il senso, non è che li ha buttati là abbandonandoli al nulla. Ed è interessante perché i primi, partendo dall'alto, poi ci sono le date accanto, vedete, 30 novembre 609 A, B e C, questi sono stati ottenuti la stessa sera, a distanza però di tempo. Galileo punta la Luna, la osserva, magari prende uno schizzo dei suoi dettagli, poi la Terra ruota e apparentemente la Luna scivola a occidente, si volge al tramonto e lui, prima che la Luna tramontasse, l'ha riosservata di nuovo. Come vedete, quelle notti tra la fine di novembre e l'inizio del mese successivo, Galileo, oltre ad aver avuto fortuna di aver avuto tre notti serene, tre serate serene, ha osservato una luna crescente. Questa è una comoda luna crescente. La fase lunare è propria di una luna che riemerge dal bagliore solare, una luna al secondo giorno, terzo giorno, qui siamo grosso modo, vedete, quasi a un primo quarto. Ma ovviamente esiste anche una serie dei disegni galileiani che lo vedono, come dire, in azione nella parte finale del ciclo lunare, quando invece la Luna diventa calante e quindi dopo la Luna piena, che fa da spartiacque tra la visibilità serale e, non dico mattutina, cioè tra la prima parte della notte e la seconda parte della notte, la Luna piena, e qui passiamo alla Luna calante, dove, applicando sempre lo stesso metodo, anche qui vedete ci sono due disegni che sono stati eseguiti nella stessa notte. La differenza viene dal fatto che alcune di queste rappresentazioni derivano da stampe, direi, originali, voglio dire, proprio una prima serie, dalle incisioni di qualità. Ci sono poi invece delle
successive stampe che invece sono state anche corrotte brutalmente dalla qualità, come dire, degli intagli di legno con cui a mo' di timbro venivano poi, no, stampate queste opere. Ci è voluto perciò un lavoro di indagine all'interno proprio del materiale di lavoro che Galilei aveva man mano accumulato, confrontando quindi la versione a stampa con il manoscritto, e questo ha permesso di chiarire moltissime cose che rendevano altrimenti complessa la collocazione cronologica di questi disegni lunari di Galilei. Tra l'altro, uno di quelli, per così dire, più interessanti, su cui stranamente dei non moltissimi autori che hanno indagato su questo tema, almeno mia conoscenza, non posso pretendere di dire di aver, come dire, sfogliato, come dire, gli appunti o gli articoli dei tre o quattro che hanno fatto questo, almeno a mia conoscenza, chissà quanti altri, però curiosamente su questo disegno quasi nessuno di questo grappolo di, diciamo, di Sherlock Holmes di Galileo e la Luna, sul tema Galileo e la Luna, ha considerato questo, dove Galileo con decisione affida un connotato di stella a un punto luminoso. Questa non è una macchia, cioè Galileo ci sta proprio disegnato la struttura a punte di una stella. Tutti si chiedono perché le stelle si disegnano con le punte. Semplicemente perché l'occhio umano, che possiede sempre un grado di astigmatismo, anche se voi non portate gli occhiali da astigmatismo come invece vi porto io, quando lavora a livelli di bassa luminosità di notte, la pupilla si spalanca il più possibile, come un obiettivo fotografico minore, cioè maggiore l'apertura del diaframma della pupilla, minore la resa ottica del sistema occhio, quindi l'eventuale latente astigmatismo che di giorno viene mascherato dal fatto che la pupilla è chiusa, di notte viene fuori e quindi tende a creare la classica figura dell'astigmatismo, di quello che altrimenti dovrebbe essere esattamente un punto, o meglio dire una figura di diffrazione secondo specifiche caratteristiche. Ecco perché le stelle sono a punta, perché le vediamo noi a punta per via dell'occhio. Insomma, torno al tema, c'è questo disegno interessante dove Galileo ha, come dire, sprecato parte del suo tempo per farci capire, chissà cosa pensa in questo momento, per farci vedere che lì c'era una stella. Ovviamente la presenza di una stella è un fatto straordinario, perché se è vera quella stella, vincola ancora di più, nei limiti ovviamente nel caso di solo questo ultimo disegno, vincola molto di più cosa? Le caratteristiche temporali. Perché? Perché la Luna si muove tra le stelle, abbiamo detto, attraversa lo zodiaco, sconfinando anche un po' qua, un po' là. E se io riesco a capire che stella è quella, diventa ancora, cioè prima è tutto più difficile arrivare a capire che stella è quella, ma se lo capisco improvvisamente, abracadabra, mi dà una mano straordinaria a capire quando è stata fatta quella luna, perché non è tutte le sere che la luna occulta o va in congiunzione con una stella di luminosità evidente, perché il telescopio galileiano non è che facesse vedere stelle come il telescopio spaziale, sia chiaro. E questo è stato fatto anche da uno degli autori della scuola dell'Arizona, diciamo così, che ha trovato una cosiddetta identificazione, cioè una proposta, questa è la stella Teta della Bilancia, che ben si sposa naturalmente con questa data. Ed è interessante vedere come tutti i disegni lunari di Galileo che noi abbiamo tra le mani, che abbiamo datato, questi qua, sono tutti precedenti al 1610. Più specificatamente al 7 gennaio del 1610. Curiosamente, solo questo è successivo. Cioè, non che abbia, non voglio trasferirvi un significato che non c'è, però mi affascina molto il fatto che tra qui e qui c'è la scoperta dei satelliti gioviani, che storicamente avviene nella sera del 7 gennaio 1610, ed è anche divertente come alle volte
ci siano delle insidie anche per chi studia queste cose, perché Galileo, quando racconta del suo primo incontro con i satelliti Gioviani, scrive che si era fatto un telescopio di cui era particolarmente orgoglioso, quindi, come dire, era uno strumento che funzionava meglio degli altri, e alla prima ora della notte del giorno 7 gennaio 1610 osserva Giove e trova queste cose. Quando le persone sentono la prima ora della notte, dicono: Galileo, che è nottambulo, la prima ora della notte, perché noi vediamo il nostro orologio, mezzanotte, luna. Ai tempi dei Galilei, la prima ora della notte era la prima ora dopo il tramonto. Quindi ci sono moltissimi lavori, diciamo un po', a mio parere, superficiali, sull'attività galileiana, che quando entrano nel merito di quella questione la interpretano come lo si fa con un orologio al quarzo del XXI secolo, quando l'ora della notte era il metodo delle ore italiche, che era ben diverso da quello che usiamo noi oggi, che è frutto di convenzioni di ben altro tipo. Questo solo per dirvi che ci sono delle insidie e allo stesso tempo degli elementi di fascino. Io tra l'altro volevo provare a farvi vedere, poi proprio inutile andare a ricostruire poi con la macchina, no? Quale fosse il cielo corrispondente a ciascuna di quelle lune. Certamente questa mi piacerebbe farvela vedere. Andremo con i nostri sistemi, con il nostro software di calcolo, alla data del 19 gennaio del 1610, e se le cose non tornano, mi sono sbagliato io a scrivere 19 gennaio dagli appunti originali, sto scherzando, spero di no, è una battuta. Però prima di fare questo, prima di ricostruire, ecco, quello che noi stiamo per fare adesso, fermo restando che il lavoro brutto è stato fatto da altri, ma noi nel nostro piccolo, come dire, supponendo di averlo ipotizzato noi, questo giorno dobbiamo andarlo a verificare, abbiamo una grande comodità, signori. Cioè, fino all'era pre-computer, fare una cosa del genere imponeva la conoscenza di tabelle, francamente, che oggi, a pensarci, uno trema, no? Poi l'orbita lunare, la Luna è dotata di un movimento molto complesso. La Luna è un oggetto celeste che noi liquidiamo perché è banale, ma la dinamica della Luna, per dinamica mi riferisco all'esplicita branca della fisica che si chiama dinamica. Quindi la dinamica della Luna, la descrizione del moto lunare nello spazio, è di una complessità eccezionale. Perché? Perché la Luna si trova vicino alla Terra, ma c'è anche il Sole, il classico problema dei tre corpi che chiunque abbia studiato matematica, magari analisi numeriche, cose del genere, evocherà forse qualche bel ricordo, ma forse anche tante preoccupazioni. Però oggi con i simulatori, con i planetari di oggi, se costruiti bene, anche quelli non sempre sono accurati, perché anzi spesso chi fa questi lavori, chi ha, come dire, l'interesse a usare questi software per fare queste datazioni, la prima cosa che fai magari è provarli su date già acclarate e vedere se su quelle date, che sono degli status symbol, diciamo, della storia dell'astronomia, il programma ti dà quello che ti deve dare. Che se non ti dà manco quello che già sai, meglio che proprio non ci vai alla scoperta del nulla con quello. Però voglio farvi vedere una cosa, proprio perché all'inizio io ho speso un po' di tempo, rubandovi un po' di tempo, quasi finito sostanzialmente, perché vi ho detto di come il cielo crei tutta una serie di collegamenti, no? Anche l'UNESCO da tempo lo va predicando, affermando tra l'altro che il cielo stellato e tutto il grande crogiolo di storie, leggende, miti e considerazioni che contiene rappresenta il tributo più importante e prezioso alla dignità del genere umano. Cioè io quando ho letto questa dichiarazione e che nella dichiarazione delle generazioni future l'UNESCO afferma che le generazioni future hanno diritto a un cielo incontaminato e stellato, cioè io dico: ma qui in Italia proprio non lasciamo perdere, l'Italia è il paese più inquinato di luce al mondo. In Italia ogni anno si spendono 600 milioni di euro per mandare luce più su delle grondaie. Ciascun italiano, che almeno siamo 60 milioni, ogni anno spende 10 euro. Cioè voi, anche uno appena nato, spende 10 euro l'anno. Tutti protestano per i canoni, no? Nessuno protesta per questo canone, che è il più vergognoso che io conosca. 10 euro a persona per non vedere le stelle. 10 euro. Vabbè. Avete capito, una cosa rovinante in bestia. Comunque, tornando a noi, qualcuno ride perché mi conosce, lo so. Tornando a noi, qui abbiamo un esempio, che esempio, signori, non se ne potrebbe desiderare uno più aulico, di come l'influenza
del percorso di indagine galileiana, segnatamente nel caso lunare, abbia avuto delle conseguenze molto lontano dagli osservatori. Santa Maria Maggiore, all'interno di questa basilica romana c'è la cappella paolina, la cui, come dire, gloria artistica venne affidata tra gli altri a un pittore noto come il Cigoli, che oltre a occuparsi della cupola della cappella in questione, come dire, ha consegnato alla storia dell'arte anche l'Annunciazione. Questo, tanto per farvelo vedere, è il frontespizio di una delle opere più importanti nella storia del pensiero moderno. Recentemente una copia originale, ovviamente, di Galileo, di quest'opera, è stata battuta all'asta per 250.000 euro. E se uno ci pensa, sono più o meno 4-5 stagioni di un centravanti, di un club sportivo importante. Questo è il Citerus Nuncio. Questa è la magnifica rappresentazione che tra il 1610 e il 1612 il nostro Ludovico Cardi, affida alle pareti della Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore. La cosa oggi arcinota, non è una scoperta, è una cosa arcinota e per questo studiata, è la Vergine che sovrasta, come tipico nell'iconografia mariana, una falce di luna, ma questa è la luna galileiana con i crateri. Quanti di voi romani è stato a Santa Maria Maggiore e ha notato un tributo all'osservazione telescopica della Luna in una delle più prestigiose sedi del cristianesimo romano, no? della Chiesa romana, una delle basiliche maggiori. Ecco, questa è una delle più, luminose testimonianze divine, oserei quasi dire, di come una rivoluzione nata nell'autunno del 1609 abbia avuto, come dire, una citazione pregiatissima in questo caso, dove proprio all'indomani, direi, della pubblicazione nel Citerus Nuncius, nel marzo di quell'anno, da parte di Galilei a Venezia, qui a Roma ne recepì l'eco il pittore, ecco, obbedendo al comando del pontefice che voleva questa cappella, ma, ecco, come dire, omaggiando anche la nuova visione del mondo, oserei dire, non più sublunare, perché ormai questa era la Luna, ma nella visione galileiana. Cioè, non sto dicendo, in realtà sarebbe carino vedere se sono caratteristiche lunari vere, ma quello che voglio dire è che la Luna è strutturata, ci sono i crateri. Se siano crateri realmente osservabili o no, questo non lo so, magari sì, magari no. Ma quello che voglio dire è che l'artista ha preso spunto dalla reale natura fisica della Luna rivelata dal telescopio galileiano. La conoscenza, che fa così, suona così familiare, scienza e conoscenza, sono, come dire, già il suono crea, come dire, una filiazione, no? La scienza che crea conoscenza, e questa conoscenza poi tracima dal vaso prettamente scientifico, no? È come una macchia, si diffonde e riempie eventuali altre grepe che trova strada facendo. Nessuno di noi, io per primo parlo per me, ritiene che la scienza sia la risposta a qualunque cosa, assolutamente, anche perché la natura è una cosa, l'uomo che tenta di decifrarla è un'altra cosa. E del resto noi non improvvisiamo nulla. Un certo Isaac Newton, fortunato fu il 600, che vide questo pianeta calpestato da Keplero, Galileo e Newton. Questi personaggi nel giro di 60 anni si sono dati il cambio, culturalmente parlando, affermava che se noi vediamo più lontano dei nostri antenati, cioè se noi abbiamo capacità di rivelare cose che i nostri antenati si sognavano di capire, è perché noi siamo saliti sulle loro spalle, cioè loro hanno preparato il sottostante culturale che ci ha sollevati
dalla gretta, dal gretto fango dell'ignoranza, e pezzo dopo pezzo si arriva lontano. È vero che alle volte la conoscenza è fatta di squarci, di lampi, che, come dire, in una, come dire, condensazione temporale estrema spazzano via secoli di pregiudizi, secoli di congetture, no? Perché spesso la scoperta, cioè la scoperta rivoluzionaria spesso ha queste caratteristiche. È difficile oggi che la scienza, fatta di grandi progetti che coinvolgono numerosi istituti, budget di decine di milioni di euro, che accendendo un interruttore improvvisamente si faccia la scoperta che genera 3 premi Nobel a cascata. Certe volte succede, non è impossibile, ma certamente un tempo, forse l'approccio pionieristico, che era più una necessità che una scelta, no? Galileo era lì con il suo telescopio, ecco, un 7 gennaio 1610 è esattamente una scoperta che da un punto di vista temporale ha richiesto, lasciamo stare, sto banalizzando, però vorrei che si comprendesse quello che io trovo affascinante, lasciamo stare tutto il percorso che ha portato a quel telescopio, ma una volta che quel percorso complesso, articolato, affascinante, umanamente difficile, tutto quello che volete, porta all'uso di porta alla messa a punto di un telescopio, e Galileo in quel momento, nel lampo di quell'occhiata, praticamente ha rigirato, ha catapultato via secoli e secoli di congetture aristoteliche. Ecco, io trovo straordinario, e concludo, come, questo è, mi permetto di condividere quello che io, come dire, eredito quando vedo queste cose. In fondo ciascuno di noi che si dedica a qualcosa lo ha fatto per dei motivi, aver letto da in tempi ormai remotissimi anche qualche stralcio di Galileo, con la pazienza con cui Galileo descrive i suoi esperimenti, che addirittura mette in scena le vicende scientifiche, gli esperimenti da raccontare, dei personaggi, Tizio fa quello, Caio fa quell'altro, Simplicio, tutta la compagnia cantando, eccetera. Questo per dire che Galileo in tal senso è stato anche estremamente moderno, e qui il mio collega Gian Giacomo, che lavora molto anche su queste tipologie di linguaggio, magari un giorno potrà raccontarci qualcosa, però per dire, ci sono dei personaggi che diventano, come dire, dei punti di appoggio su cui, come dire, possono far leva meccanismi molto diversi, e senz'altro Galileo è stato uno di questi. Io spero, ecco, che in quest'ora quasi spaccata che mi sono preso, spero di avervi quantomeno in primo luogo, insomma, ricompensati per il tempo che avete voluto dedicarmi, sottraendolo ad altro, ma soprattutto spero che da qui possa venirvi qualche curiosità in più. Tanto vi invito a venirci a trovare al Planetario, ma soprattutto vi invito a considerare che ciascuno di noi, anche se di mestiere fa tutta un'altra cosa, lo dico anche a me stesso, perché non voglio vivere di sola astrofisica, no? Però tutti noi spesso abbiamo bisogno solamente, come dire, di un indizio per cercare di aggrapparci a una cosa che fino a ieri ci sembrava forse anche noiosa, o addirittura neanche immaginavamo che ci fosse. Ecco, dietro l'astronomia si celano connessioni infinite con la musica, il grande William Herschel, di cui parleremo in un altro dei prossimi incontri, il cielo di Urano, che nella fattispecie avrà, udire poveretto, l'onere di essere affidato a me. William Herschel è stato, come dire, non dico un ottimo musicista, ma un buon musicista, ha lasciato delle opere che ancora oggi si trovano parte delle stagioni di sale da concerto, soprattutto in Inghilterra, per dire. Lo stesso Haydn, si dice che prima di come dire, scrivere l'esordio della sua creazione, il suo oratorio, pare che proprio visitando nel suo laboratorio a Bath, Herschel rimase folgorato alla visione al telescopio, e questo gli diede la scintilla per scrivere uno dei più importanti oratori, diciamo, di periodo pre-mozartiano. Questo solo per dire la musica, che si sarà capito, un'altra mia piccola passione. Questo per dirvi, e concludo veramente, spero che veramente da questo piccolo percorso, che vi invito ad approfondire negli incontri che restano, ecco, vi sia pervenuta, e che spero rimanga, anche una piccola briciola di curiosità che possa magari aiutarvi a scoprire un pezzetto di cielo in quello che fate, qualunque cosa essa sia. Grazie mille. Forse ho anche abusato dell'ospitalità della
degli amici della biblioteca. Non so se c'è giusto qualche curiosità anche più in generale sul cielo. Questo che voi vedete qui è uno di quei programmi, uno dei più, diciamo, forse più ricchi. Alcuni sono anche gratuiti, ce n'è uno Stellarium, si chiama, che potete prelevare, assolutamente freeware, potete scaricarlo, installarlo sul vostro computer, sia esso Windows, Mac o Unix, quello che volete. Viene aggiornato di continuo, quindi è sempre, sempre sul pezzo. Questi programmi permettono di simulare l'aspetto del cielo sia dal punto di vista spaziale che temporale. Spaziale, lo dico subito, non è chissà che pensate. Spaziale, ovvero riferendolo a uno specifico punto della superficie terrestre. Il cielo che si vede da Sydney non è lo stesso cielo che si vede da Oslo. Non fosse altro perché, che ne dica qualcuno, facendoci anche tesi di laurea, la Terra non è piatta. Naturalmente, all'interno di questi software è semplicemente contenuto un archivio di stelle più o meno profondo, cioè magari non sono solo le circa 6.000 stelle visibili a occhio nudo, magari ci sono dentro atlanti più vasti. Oggi abbiamo a disposizione anche quelli disponibili gratuitamente, per questo questi software li usano facilmente. Atlanti che contano anche centinaia di milioni di stelle, arrivando come luminosità a stelle così deboli che non si vedono neanche con piccoli telescopi amatoriali. Ora, questo programma ci permette di verificare quale fosse o quale sarà l'aspetto del cielo. Fosse un cielo vecchio al passato, sarà, mi riferisco a un cielo futuro. Allora, prima Stefano mi ha ricordato con precisione, diciamo con affidabilità notevole, quale fosse la data in questione. Allora, qui su, questo è già regolato per Roma, che va quasi bene rispetto alla collocazione padovana di Galilei. Comunque, qui c'è, ai tempi di quei disegni, qui c'è l'aspetto quindi temporale. Dobbiamo dirgli quando. Lui è stato esattamente alle ore 7:20 di oggi. A questo punto, io, vedete, sono tornato indietro di 4 secoli con 4 bottoni. Ta, ta, ta. Ovviamente c'è tutta una serie di questioni sull'uso di questi, sulla compatibilità delle date rispetto a questi sistemi, perché non ci si possono mettere date arbitrarie, perché dentro ci sono degli algoritmi che, siccome dentro questi programmi si deve tener conto, entro certi limiti, di tutta la complessità dei movimenti, soprattutto Sole e pianeti, il grosso è quello, anche se le stelle hanno dei moti propri che su lunghe scale ovviamente producono delle differenze. Quindi quando si crea un programma del genere occorre fare delle scelte di approssimazione, cioè non si può mettere, qui rischio di fare una lezione di fisica, quando tu hai un problema tipo Luna, Terra e Sole, io posso calcolare la precisione della Luna, posso stabilire con quanta precisione calcolarla, ma non posso scegliere una precisione arbitraria, perché se io decido di calcolarla, dico brutalmente, scusatemi, alla quinta cifra decimale, dovrò fare una serie di scelte. Se la devo calcolare alla quindicesima cifra decimale, occorre tutto un altro tipo di scelte e di tempo macchina infinitamente più lungo. Quindi quando si crea un problema, un coso del genere, una scatola nera del genere, si stabilisce a che livello di approssimazione, troncare, questo è il termine, le formule che descrivono le interazioni tra tutti questi corpi in movimento complesso. Quindi non si può scrivere una data arbitraria, il sistema o dà un errore o fornisce delle cose assolutamente alto. Quindi un professionista che acquista un programma del genere, la prima cosa che fa è verificare qual è lo slot di date dal meno 5.000 avanti Cristo al più 25.000, dico numeri a vanvera più o meno, però sono questi quelli che uno guarda, se quei codici, quegli algoritmi, quelle serie troncate, per chi fa analisi in matematica, sono state, come dire, scelte opportunamente. Ovviamente il 1610 per lui è una passeggiata. E noi siamo a marzo 1610, però bisogna andare a una data più precisa, che era il giorno 19, però non di marzo, bensì di gennaio. Allora, gennaio è mese invernale. Questo non è una scoperta, anche allora, Prima mi sono già lasciato sfuggire parte della questione dicendo che quella è una stella della costellazione della Bilancia. Chiunque abbia una conoscenza
diciamo del 22% del cielo, sa che la bilancia tutto è meno che una costellazione invernale. Sta quasi agli antipodi. Quindi stare quasi agli antipodi significa che per vederla d'inverno occorre arrivare agli antipodi del tramonto. E quali sono gli antipodi del tramonto? L'alba. In effetti, vediamo un po', andando avanti. Ah, io abbiamo sbagliato. Sbagliato io qualcosa? Che sono giugno, ecco perché. Allora, meno male, va. Scusate, ma ci vedo molto, molto, molto bene. Marzo. Giusto. Ci vedi 30 decimi dall'indietro, magari. Oh, ecco qua. Voi forse non riuscite a vederla. 19 gennaio. Ecco qua. Ingrandiamo. Vediamo se mi riesce di dire dove sta la luna. Scusatemi, ma farlo con un mouse di computer è veramente una tortura. Ecco qua. A questo punto io dico di centrarmi la luna. A questo punto proviamo a perzumare. Allora, siccome uno dei pochi vantaggi da un punto di vista internazionale, scientificamente parlando, della nostra radice latina, è il fatto che le... Oh, buono! Adesso andiamo a sbattere contro il muro la radiazione di fondo cosmico. Allora, è che le costellazioni hanno dei nomi latini. E qualcuno già ho sentito, che ha già riconosciuto, che evidentemente siamo dalla parte giusta. Ma te vai per mare? Non lo so da cosa dipenda, è proprio la... Allora, vediamo un po', la luna. Eccola qua. Non capisco perché non me lo fa fare. Comunque, proviamo ad andare a 10 gradi, secchi. Allora, ricentriamola come si deve e... sempre al volo togliamo troppe stelle, perché questo sistema ovviamente sta mostrandoci molte più stelle di quelle che si vedono a occhio nudo, perché ne contiene troppe, sta facendo troppo il gradasso. Allora, la luna si riconosce, questa qui, e anche la fase, ve la ricordate com'era la fase? Questo è il minimo che ci si aspettava. E c'è anche una stella lì vicino che potrebbe essere una candidata favorevole. Vediamo se c'è un modo. Adesso io dico lock on, così adesso la luna l'abbiamo praticamente messa al centro. Adesso io manualmente, andiamo prima però a bloccare l'orologio, sennò diventa un disastro. Allora, la luna si sposta tra le stelle. Che lo si noti da una sera all'altra è sin troppo banale. Ma la luna, quando qualche volta la notate anche nel giro di una serata che si sposta, soprattutto quando c'è una stella vicino. La mancanza di un paragone è la ragione per cui tante cose sfuggono. Se c'è una stella alla luna, si vede subito anche nel giro di un'ora. Oppure se c'è Venere vicino a una stella, Venere è molto veloce, Mercurio ancora di più, se voi oggi vedete Venere vicino a una stella, domani Venere starà, cioè sempre nei paraggi, ma la differenza sarà la palissiana. Ora, facciamo una cosa, torniamo indietro, minuto dopo minuto. Vedete cosa sta succedendo? Quella stella sta esattamente sul bordo dell'emisfero notturno della Luna. E se io ci clicco su... Ovviamente è talmente, vediamo un po'... Teta Libre, eccola qua. Questa, ovviamente è molto vicino, l'ho scritta qui, però tra i tanti nomi questo è un altro degli infiniti modi con cui certe stelle sono catalogate. La stessa stella sta in dozzine di cataloghi, soprattutto se brillante come questa. Questa, nella designazione di Bayer con le lettere greche, ci dice che è una stella nota da secoli. Quindi figuriamoci, una stella da secoli, una stella importante, quindi starà in dozzine di cataloghi e il software qui ci dà in prima istanza un significato più astronomico. Però nella finestrella qui accanto c'è scritto Bayer Theta Libre.
questa è la stella Teta, come, ripeto, già ce l'avevano detto i nostri illustri colleghi americani, quindi noi siamo andati solo a verificarlo, però abbiamo compiuto esattamente questo. Alle 7 del mattino del 19 gennaio 1610, la configurazione rispetto alle stelle, la collocazione lunare nel cielo era tale che la stella Teta della Libra, tradizione vuole che le stelle etichettate con le lettere greche seguano una graduatoria di luminosità, la alfa la più luminosa, la beta, la gamma, la delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, lambda, basta quello che volete. È quasi sempre così, ma non sempre. Ora non sto qui a verificare se la teta è esattamente quella che si merita in posizione della Libra. Peraltro la costellazione della Libra è una costellazione abbastanza scialba con le sue stelle, peraltro introdotta da Giulio Cesare, segando letteralmente le antiestetiche lunghissime, non scherzo, però così è stata introdotta da Giulio Cesare. Quindi abbiamo verificato in maniera molto semplice che, come ovviamente è stato già stabilito prima, noi ci siamo, come dire, concentrati sul fatto che abbiamo potuto ricostruire anche noi con gli stessi strumenti. Ovvio che qui siamo andati, come dire, semplicemente a ricostruire una cosa già conclusa, altrimenti mettendo insieme tutto un apparato preparatorio a questa ricerca, escogitando tutte le prove e controprove, noi avremmo fatto comunque a un certo momento del nostro studio, se ancora era da chiarire l'esatta collocazione nel tempo di quel disegno, ci sarebbe stato esattamente questo momento, che sarebbe stato, come dire, abbastanza avanti nella nostra indagine, che con un rullo di tamburi ci avrebbe preparato al successo o all'insuccesso. Insomma, ecco, abbiamo nel nostro piccolo ricostruito la notte del 19 gennaio 1610, alle 7, come dire, il sole ormai imminente, del resto la fase lunare, come vedete, è molto avanzata, cioè primo quarto luna piena, ultimo quarto, qui stiamo andando spediti verso la luna nuova, il sole sarà lì a sorgere entro un'ora, un'ora, più o meno un'ora e mezza, quindi Galilei era sveglio di buon'ora a fare queste osservazioni. Tenete anche conto che Galilei, e concludo veramente, da quando intercettò il 7 gennaio i satelliti, ormai celebrano il suo nome, si concentrò molto su quello. Quindi è suggestivo che proprio nel momento, come dire, in cui viveva proprio la novità proprio di cronaca, di quella scoperta, ecco, osservasse anche la Luna. Tenete conto che Galileo dapprima osserva solo 3 delle 4 lune che oggi portano il suo nome, la Luna Medicea, eccetera. La quarta apparirà soltanto il 15 gennaio, quindi poco prima di questa osservazione. Ed è curioso perché Galileo all'inizio, quando vede Giove, che per lui era una macchia di luce accecante, non vedeva strutture, il telescopio non glielo permetteva, e intorno queste stelle, come lui le chiama, stelle lucentissime, all'inizio lui si aspetta che fossero delle stelle di campo, di fondo. È ben legittimo che dietro i pianeti ci siano delle stelle. Tant'è vero che quando lui osserva successivamente, lui scrive, dice, il modo di Giove, perché Giove si è spostato, è un planetessa, no? Dice, però è strano come quelle stelle rispetto a cui mi aspettavo di vedere un moto, cioè le stelle che restano ferme, perché chiamiamole fisse alla classica maniera, Giove si sposta, ma non trovo un quadro semplice. Cioè lui capisce che quelle che chiamava stelle, qualcosa di strano ce l'avevano, e soltanto successivamente, dopo qualche giorno, fa l'ipotesi che quelle stelle non sono, del resto stava verificando quando fossero strane, perché con il passare delle notti Giove si spostava tra le stelle, ok? Ma quegli oggetti nuovi che vedeva, se fossero stati stelle, rimanevano fisse con le posizioni relative tra loro immutabili, invece questo non avveniva. E solo dopo fa l'ipotesi che quelle stelle non sono, subito dopo, roba di giorni, che stelle non sono, ma astri che orbitano attorno a Giove. Ecco perché, diciamo, non si ricombinava mai. Perché mentre Giove si sposta, quelle, ancor prima che girare intorno a Giove, si muovono comunque con Giove. È come se due che ballano, mentre fanno le loro evoluzioni, come dire, l'uno rispetto all'altro, si spostano anche nella sala in cui stanno, e quindi c'è un'articolazione complicata del movimento, un modo d'insieme e dei modi più interni al sistema. Ecco, questo anche crea una gerarchia importante che Galileo ha dovuto capire. E credetemi, cioè, io immagino che non sia stato banale. E Galilei, tornando alla Luna, si accorge che quelle sono delle asperità,
e se ne accorge perché? Perché vede anche che nel col trascorrere delle ore una cosa che sembrava un orlo luminoso con una cosa che circondava il buio, passando le ore, passando le notti, quel fondo si illuminava perché il sole sorgeva su quelle valli e addirittura nel pieno della parte in ombra vedeva come delle sporgenze luminose. Il sole sorgeva sulle montagne della parte in ombra, anche sulla terra. Le cime dei monti al mattino si illuminano prima delle valli. Ecco, lui, spesso cercando delle analogie sui meccanismi terrestri, è riuscito a interpretare molto bene molte di queste cose. Ci sono anche cose su cui Galilei non ha, come dire, indovinato la strada giusta, ma nessuno che studi la natura, no? È normale. Tuttavia, ecco, abbiamo potuto quantomeno oggi ricordare questo aspetto, questo modestissimo inciso nella vita di Galileo, ecco, e noi stessi verificando che quella sera del 19 gennaio 1610 una luna calante, ormai veramente da sonnambuli, anzi da insonni, visto che coinvolgeva la parte finale della notte, era vicina a quella stella che ci è stato detto essere la stella Teta della costellazione della Libra, Teta Libre, come si dice. Bene, abbiamo fatto anche questo piccolo... Grazie a voi.